Seconda giornata di fermenti, una giornata che ha visto una degustazione di vini all'inizio appunto della giornata e poi il fantastico reading, e fantastico ci spiegherà poi lui in prima persona per quale motivo, del suo ultimo libro. Stiamo parlando di Paolo Ganz, di Armonicomio, elogio dell'armonica blues, edizioni Fernandel. La Sherwood Web TV non può che consigliarvi la lettura di questo libro. Grazie Paolo per essere qui con noi. Grazie a voi per essere, sono ritornato dopo tanti anni in un'atmosfera da centro sociale che mi mancava, che era la mia, il mio inizio, il mio primo ring era quello in anni molto più duri, molto più di grande rottura, e ci ritorno adesso dopo una grande quantità di avventure che mi hanno divertito oltre che cresciuto come uomo. Con un reading straordinario, un reading che non era solo lettura ma era anche il suono dell'armonica, perché è un libro incentrato sull'armonica. Quindi come nasce questa passione? Secondo te è azzeccato il titolo che vorrei dare a questa intervista, e fu salvato da un'armonica posta all'altezza del cuore? L'armonica è al posto del cuore, perché in effetti è vero che la metti nel taschino, è vero che te la fai tatuare sulla pelle, ma è anche vero che ti rimane nel cuore, perché è uno strumento stravagante che puoi portarti dietro in qualsiasi momento, che non ha bisogno di tanti orpelli, tu la tiri fuori di tasca e... Poi è uno strumento che ha qualcosa di importante dentro, proprio a livello del cuore, perché tu respiri l'aria che c'è intorno attraverso l'armonica e la inali, l'aria passa attraverso le ance, le fa suonare e viene dentro di te. Tu la scaldi con il tuo cuore e se ne ritorna fuori. Quindi respiri la musica. E questo è un plus eccezionale. Nessun altro strumento ce l'ha, dai, lasciamelo dire, nessun altro strumento. No, in effetti il kazoo è vero che è facile da suonare, ma ha un'armonia totalmente diversa da quella, sì, che ti sta regalando. E lo scacciapensieri è ancora peggio. Ancora peggio. E invece parlaci e anticipaci un po' di cosa parla questo libro, di cosa tratta. Beh, Armonicomio in sé nasce per la mia voglia di chiudere dal punto di vista letterario un grosso capitolo che è durato 3 libri, Nel nome del blues del 2006, Venice Rock and Roll del 2010 e l'ultimo Armonicomio appunto nel 2012, di racconti on the road della mia musica e della mia vita. Dentro Armonicomio ci sono delle storie legate all'armonica, quindi non è un manuale, questo va detto, può essere letto da chiunque, e ha delle storie veneziane di contorno, sempre all'insegna della musica, e racconta tante cose dell'armonica, la sua poesia, la sua storia, quello che è, soprattutto quello che non è, quindi non è uno strumento preciso, non è uno strumento colto, eccetera, e ci sono delle storie che vale la pena forse di leggere, sulle 129 pagine, racconteranno un po' di storia dell'armonia. Delle pagine veramente dense, perché è una storia in cui si parla di emigrazione, hai parlato anche stasera nel tuo reading, e quindi ti chiederei di legare in qualche modo questa storia di incoscienza, come tu ti sei definito, e di emigrazione, perché lo strumento dell'armonica ben si presta a portarlo in tasca, e di scambio, anche di socievolezza nei confronti delle persone. Sì. Per quale motivo? Perché l'armonica è uno strumento semplice, la sua semplicità viene dalla disposizione delle note, le prime 3 soffiate, come dicevo prima, fanno un do, le prime 3 aspirate un sol, e già con questo potete fare un sacco di musica. Quindi uno strumento facile che costava poco e che costa anche adesso abbastanza poco, quindi è facile sceglierlo, esserne affascinati, acquistarlo, portarlo con sé, scambiarlo, regalarlo. Molte armoniche io le regalo e passano così come un po' un testimone, e quindi lega, crea dei rapporti. Arrivò in America, come si diceva, nelle tasche di qualche emigrato tedesco. In America i bluesmen se ne impossessarono, perché? Perché costava poco, era portatile e non si rompeva, poteva cadere, non si distruggeva come una chitarra. Ci potevano suonare la musica del treno, che per loro, bloccati in una piantagione o comunque in un lavoro sedentario, era l'idea di potersene andare lontano, di vivere la loro vita in maniera libera, dinamica. Quindi l'armonica ha rappresentato tutte queste cose e ancora le rappresenta, perché è lo strumento, come dicevo prima, un po' degli spiantati, di chi non ha voglia di andare al conservatorio a imparare tutte le cacchette di Mosca su uno spartito, anche se magari potrebbero essere utili, diciamo la verità. È uno strumento a un primo livello, ma che poi ha un cuore grande, molto cuore, devi metterlo tu per tirarci fuori delle cose che veramente parlino agli altri. E dopo tanti ripensamenti, tanti pensieri, ho messo in effigie di Armonicomio questa frase semplicissima: la dedica a chi suona, a chi suona bene, a chi suona male, e chi ha, semplicemente a chi suona.
perché l'importante è sempre suonare. Assolutamente sì, l'armonica alla fine è un oggetto, e lo dico a tanti colleghi un po' grintosi su questo, alla fine è un oggetto di proprietà, e con un oggetto di proprietà, viva Dio, ognuno ci fa quello che vuole, può usarlo come un fermacarte, può usarlo per tirarlo nella testa al primo antipatico che passa, ci può fare un po' di rumore o della buona musica. Tanta energia, tanta incoscienza, tutto questo è Paolo Ganzi, che ringraziamo di essere stato qui con noi. Chiaramente la Sharewave TV vi invita a leggere l'ultimo libro, Armonicomio, di Paolo Ganzi, edizione Fernandel. Grazie ancora Paolo. Grazie a voi, buona serata a tutti, grazie.